Quest'oggi l'inaugurazione di Vita all'aria aperta, un ritorno alle origini, prevalentemente legato al mondo del camper e del turismo all'aria aperta. Sì, questa edizione è un'edizione che ha un senso, diciamo, per come è stata costruita, ma ancora di più ce l'avrà in futuro, perché è un'edizione con la quale noi cominciamo a lavorare su dei settori che per noi sono nuovi, ma che comunque sia riteniamo possano avere un forte sviluppo. Quindi ci sarà sia la sezione dedicata al camper, che già quest'anno, ma il prossimo anno, è destinata a crescere molto. C'è la sezione dedicata al turismo in libertà, e quindi a tutto quello che è contiguo, i mondi che si possono contaminare con quello del turismo all'aria aperta. Quindi abbiamo le rappresentanze dei nostri territori, che sono splendidi, e abbiamo cominciato una nuova sezione, che è quella dei cammini, che è una sezione nella quale noi crediamo molto, perché è una tipologia di turismo che sta crescendo in maniera esponenziale in tutto il paese, e che permette di conoscere territori che sono spettacolari. Io vivo in un territorio, il territorio Apuano, che è un territorio stupendo, e già da domenica mattina ci sarà questa manifestazione, questa camminata sulla via Francigena, che partirà appunto domenica mattina, che prevede già più di 750 iscritti, che prevederà sia una corsa trail che una camminata di 18 km, diciamo, che permetterà di godere appieno di questo territorio, e alla quale parteciperanno anche esponenti di questo mondo molto, molto importanti, con dei campioni sia nazionali che internazionali. Quindi sono convinto che sarà una dei plus di questa manifestazione, destinata a crescere molto anche per il futuro. Anche il salone abbiamo visto notevolmente cambiato, molto spazio è stato dedicato anche alla parte legata ai convegni. Sì, noi abbiamo tanti eventi all'interno della nostra area Agora, perché crediamo che l'esperienza che si fa vivendo questi settori, quello del turismo all'aria aperta, quindi del camper e non solo, sia un'esperienza che ha la fortuna di poter essere condivisa e quindi, diciamo, crescere anche con l'esperienza degli altri, con i suggerimenti degli altri, con le tecniche. Abbiamo anche i campioni di Nordic Walking, quindi, che insegneranno questa tecnica di camminata anche a chi verrà a trovarci in questi giorni in fiera. Ne dico una, ma sono tante le iniziative che si svolgeranno all'interno dei nostri padiglioni in questi 3 giorni. E quindi siamo convinti che proprio anche il confronto delle proprie esperienze possa servire da arricchimento per il prossimo, per chi viene a confrontarsi con noi, e anche per suggerire nuove iniziative e nuove esperienze.